Ciao Andrea, volevo farti un in bocca al lupo grandissimo e mi raccomando, number one, eh. Buongiorno. Buongiorno. Zingari, la 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 zingari. Guarda che cazzo hanno combinato, io non ci voglio credere. Hanno fermato il tempo. No, vabbè, ma proprio no, ma non ci posso, guarda. Tutti i commissari intorno a Andrea stanno però. E tutti i commissari stanno intorno a Andrea. Non lo so. Vedi che la stanno a spingere noi. Fanno uscire. Fanno uscire. Martino, ma che cazzo sono? Abbiamo i decibel troppo alti. Ah, invece lui no. Allora controllano tutti però. Abbiamo i decibel troppo alti. Cioè, ma facciamo il rumore noi. Noi! La macchina più silenziosa che c'è sta qua. Sì, noi. No, vabbè, dai, su. Oh. Ma lui, te l'avevo detto, questi ce la faranno pagare cara. Ci siamo andati. No, vabbè, ragazzi, vabbè, vi saluto. Andrea Cola, l'immortacios. Ci hanno concesso gentilmente di partire ultimi in gara 2. Allora io adesso devo denunciare Mercedes a questo punto perché abbiamo speso una fortuna per revisionare il motore, un'altra fortuna per comprare gli scarichi nuovi, tutto originale HWA, quindi vorrei sapere il motivo per cui un motore fatto per la Formula 3 e degli scarichi fatti per il motore della Formula 3 siano fuori norma per quanto riguarda i decibel. Quando è il momento che passa a zero mi dà fastidio alle orecchie. Io non lo so, se Andrea può partire parte, io rimarrei, io me ne tornerei a casa. Ma lui non è Massimo Cola, perché io so dentro sono qui dentro al motorroom da quando è successo il casino, perché se esco c'ho una famiglia, c'ho un lavoro. Perché qualcuno va a Sannavo, pezzi di merda, bastardi, mi fate schifo per me. Ci avete paura, stronzi. Scusate. L'ultima chicca, hanno fermato la gara in modo tale che Andrea non andasse, la macchina Andrea non andasse al parco chiuso, dove potevamo fare il reclamo. E uscendo prima non abbiamo possibilità di fare il reclamo. Basta, non aggiungo altro. Allora, confermato, Andrea, gara 2, parte ultimo. Io non ho corso. Io spacco il culo.
spaccamo il culo, dai. Ciao ragazzi. Sei il numero uno. Quali? A prescindere. Ehi, divertite, eh? Ricordati. Beh, come prima, eh? Dai! Oggi ci divertiamo. Questi qua frenano 30-40 metri prima. Sta fuori da casini, la prima curva che ci viene su un casino. Dopo passa. Fregatele dalla prima curva, perché questi qua, guarda, ce ne sono due o tre macchine, le Renault, quelle cose lì sono terribili. Mette modo. Ciao, grazie a tutti. Domani vinciamo. Mi dici i programmi per domani? Ma piagne il pappagallo. E quanto famo piagne il pappagallo? Tanto. Dai. Maurizio. È il posto lui. Pensa a te, non pensa a lui. No, no, io penso a lui, pensa, ti preoccupa. Adesso, sì. Tu pensa a lui, non pensa a me. Le sveglio. Giusto. Hai bisogno della sesta, hai provato a tirare alla quinta, a vedere dove arrivi. Qua metto spettatore. No, scalo tre marce, quindi sto in sesta. Sì. Prova a tirare un po' di più la quinta. Provo a vedere. Okay. Giusto e per capire. Secondo, ok, terzo, ok. Perfetto. Arrivo di quarta e di quarta. Sì. Ok, quindi okay, adesso io ti guardo i regimi per capire se sono bravi. Andrea, ah, ma qua dentro, sì. Quanto stia il povero, Andrea? Questa è l'unica che sono messo il tappino, scusa. 100 metri. Posso? No, ma è scarica, cazzo. Ok, posto, chiudi. Oh, ah, ce la metti? Sì, guarda sì, che sì. Scarica, Dio, cazzo. Io metto di qua. Scarica. È scarica? Sì, vai a vedere. Bene, siamo arrivati quindi a... Toglila, se scarica, toglila. No, se vuoi levata, la vite. Toglila, ti fa solo i tratti. C'è la vite. Porco Dio, toglila. Togli, togliela, leva. Ma resistenza. Leva. Porco Dio, d'ammazza. Io c'ho un'ansia. Cercare di essere duro in una situazione di genere. No, lo sa, vai. Mamma mia. Ma io ho gli occhiali scuri, no? Tu puoi spiegare un dolore? No. Non si può. Ecco, un'emozione così la puoi spiegare.
piccola e buona. Partito bene, partito bene. Bella partenza. Poi vediamo che succede là dietro. E vedete, se la partenza sarà ferma, mi è da ridere, che senso? È tornato Druk, ma tu. Mangia adesso, Brashnik, che cavolo, dai adesso, eccolo! Dai, dai, dai! Eccolo all'interno! È davanti, è davanti! Dai! Oddio, occhio, 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 occhio. Non lo so. È di vedermi... Guarda come sta girando! No, no, è tornato Druk. Tutti fucsia, tutti fucsia! È tornato Druk, ma tu. Davanti, davanti, è terzo. Terzo, ce posso dire. Dai, amore! Oh, è secondo, eh? Secondo è terzo. Sì, dai, dai, amore, dai! Primo, primo, dai. Eccoti, eccoti! Vai, amore, che ti mangi pure sto... Cavallo! Cavallo pazzo! L'acqua, sì. Cavallo pazzo, dai, amore, dai, amore, dai! Dai. Che cazzo c'è sta qui la discesa? Occhio, non ti puoi appoggiare, c'è scritto, non vorrei. Ma che cazzo? Vabbè, basta. Perché se posso appoggiare a 40? Acqua. Ha rifatto Fuxi, Andrea. Dai, Andrea, dai. Occhio lì, E qui se vede la Madonna, però come faccio a fare i ripresi? Ma quale occhio? Che se prendi occhio ogni curva e fa qua la curva 1, Senti, però scendo qui non vedo la gara, qui sono in televisione. Tanto loro non vedono niente, almeno vedono i passaggi giù, qui non manco i passaggi, posso far vedere. Dai cucciolo. Dai cucciolo. Se tiene il telefono più verso il basso, sì. No, non mi vado a sentire il suo silenzio, che sentivo odore. Se no me la vedo in televisione. Vai cucciolo, porco due, dai cazzo, così te voglio. Dai, non te puoi essere dimenticato. Stai riuscendo giù. Mi dà l'acqua. Grazie. Dai! Scusate, sono appena coinvolto. Ma che cazzo di gara hai fatto?
Che gara hai fatto? Vogliamo ringraziare Paolo Bracic, senza il quale non ci sarebbe stato questa, diciamo, questo tipo di tensione in una gara con quattro macchine. Più il suo commento ha fomentato un po' la direzione e ci ha reso felici. Per stemperare tutti i discorsi, dimostrare quelle che sono state le polemiche, visto la sua dichiarazione, insomma, che si poteva risparmiare, gli volevamo dire, Braciola, non t'abbia così. Chiedere un bel capito di perto. Mi sembra come Paolino. Chi è Paolino? Paolino, quello che stava sempre dietro ai telefoni. Ah, tu? Sì. Però ti ricordi che Paolino ti ha fatto? Sì, esatto, ma hanno messo dentro Paolino. Come per sì. Sì, perché hai davanti da Paolino e Paolino. Ciao, ciao!